Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast. Io sono Black Force e ho bevuto de adesso dell'acqua. E no, io sono Black Force e oggi vi porto un... intanto il volume che mi dico sempre di abbassare. Vi porto una partita, sempre dello schiavetto No Snow Wesel, ed è una build Protoss, esattamente l'Oracle PvT MC Expand. Allora, ho deciso di fare... stoppiamo un attimo perché questa cosa richiede un attimino di tempo e qui mi dimentico sempre di non mettere 0 ma di mettere tipo 26, ok. E dicevo, ho deciso di fare oggi che è una nuova giornata di casting, domenica, non ho castato il sabato, infatti tipo non avete ricevuto il video. Ieri, di questo mi scuso, ma ci sono state complicanze di natura personale. E dicevo, faccio dei build order. Quindi farò due build order Protoss, uno di macro, uno di push cattivo. Non ho lean, o magari anche uno lean, poi vedo. E sempre Zerg, qualcosa di aggressivo. Per i Terran probabilmente ne faccio uno e poi vi porto una partita del Black Force. E quindi andiamo avanti con questa partita. Vediamo un po', questa è come ho detto, l'apertura degli oracoli, dei Protoss contro i Terran e oracoli che, come sapete, devastano i Marine e devastano gli SCV. Queste sono le cose alle quali noi puntiamo quando andiamo a fare questa apertura, soprattutto gli SCV, perché gli facciamo male. E mentre noi andiamo con l'oracolo possiamo fare un'espansione nella nostra base e continuare la partita con del vantaggio, se tutto va come pensiamo. Andiamo con il build order: 9 pilone, 13 gateway, e a 15 facciamo 2 assimilatori, al 16 facciamo il pilone, a 17 100% gateway abbiamo il centro cibernetico, 21 pilone, 21, sempre quando è finito il centro cibernetico, cominciamo alla ricerca del Warpgate e il primo Stalker, cronobustiamo lo Stalker, a 23 facciamo il Mothership Core, a 25 100% primo Stalker, facciamo un secondo Stalker. Quando è finito il Mothership Core, attorno al quarto minuto e 45 circa, uscire con il primo Stalker e il Mothership Core, radunare, mettere il rally point per far uscire il secondo Stalker e andare a fare un push con il Mothership Core e due Stalker. E fino a qui è la build DMC con due Stalker più il Mothership Core push. Adesso con i 150 di gas andiamo a fare lo Stargate. Poi a 100 di gas cominciamo una sentry. Appena è finito lo Stargate cominciamo a produrre oracoli. A 400 di minerale cominciamo il secondo Nexus. Alle altri 300 di minerale facciamo due portali e il terzo assimilatore. E quindi con gli oracoli fatene uno o due circa, dipende anche da come va l'attacco, comunque produzione costante di oracoli, e usiamo gli oracoli per andare sugli SCV del nostro avversario e farglieli fuori, o SCV o Marines, nel caso ci fossero meno di 6 Marines ci vogliono per uccidere un oracolo. In più l'oracolo è micrabilissimo, i Marines all'inizio non sono micrabili per una cippa di niente, quindi con i nostri oracoli possiamo fare veramente male. A 7 minuti andiamo con il primo Oracle, se l'avversario è aperto con il gas, 7 minuti e 30, con due oracoli se l'avversario è aperto senza gas, perché avrà più marine o seconda base, quindi possiamo fare veramente tanti danni. 8 minuti e 30 con quattro oracoli se l'avversario è aperto senza gas e non ha scoutato il vostro Stargate, quindi perché ci sono queste differenziazioni nella build?
Perché se il nostro avversario ha fatto un gas, l'apertura con le mine, quindi magari ci caccia una mina nella linea mineraria, la mina ti tira giù subito l'oracolo e fa molto male, quindi dobbiamo buttare subito un oracolo dentro per cercare di arrivare prima della mina se il nostro avversario ha fatto questa apertura. Se il nostro avversario ha aperto senza gas, allora non abbiamo timore della mina, possiamo accumulare due oracoli e poi andare a fare danno. Questo per se ha scoutato il nostro Stargate, perché a quel punto abbiamo due oracoli contro un gruppo di Marine, e quel gruppo di Marine noi lo possiamo affrontare bene con quei due oracoli. E fare ovviamente tanti danni. A 8 minuti e 30 con 4 oracoli, se il nostro avversario non ci scouta lo Stargate, a quel punto massiamo oracoli e poi andiamo e gli spacchiamo il culo in modo veramente, veramente molto cattivo. Scouting per questa build. Dunque, lo scouting abbiamo il Mothership Core e i due Stalker, che abbiamo un map control della mappa. Map control della mappa, un map control veramente esagerato con quelle unità all'inizio. Non ci tira giù veramente niente, nessuna paura di Reaper o stronzate varie. Soprattutto lo Stargate in base, magari qualcuno proxa lo Stargate, qui potete fare un po' come volete. E è anche buona idea proxare lo Stargate e poi difendere l'area dello Stargate con gli Stalker e il Mothership Core. Intanto vi rimando il video così in loop. E ok, quindi non ce ne frega più di tanto del cosa fa il nostro avversario, perché noi abbiamo una nostra build nella testa e è lui che si deve difendere più che altro. Se si riesce a difendere bene siamo veramente molto indietro, ragazzi, quindi occhio. Però altrimenti non abbiamo tanta paura di quello che fa l'avversario. Ovvio, sempre proxate strane, due Raxxon lì, queste cose qui è di norma scoutarle. Transition e potete fare quello che vi pare praticamente, andare con la fabbrica robotica oppure il consiglio del crepuscolo e per fare colossi oppure altri templari con le storm. E poi mentre state pushando con il vostro oracolo, quando avete più o meno finito il vostro Arras, perché comunque gli Arras con gli Oracle, soprattutto in leghe alte, sono veramente molto fastidiosi, e in leghe basse sono lo stesso molto fastidiosi, perché è più facile arrassare che difendere. E questo è un po' il concetto. Ovviamente quando fate queste cose a casa cercate di non rimanere mai sovrabbloccati, non produrre, non espandere, tutte queste cose. E cosa sto dicendo? Sì. Ok. I potenziamenti. Il più uno per la difesa e la carica per gli zeloti. È molto importante fare queste ricerche quando state tenendo il vostro avversario sotto scacco, per andare in un vantaggio di tech e di potenziamenti, di tecnologia, tutto. Poi oppure potete fare un mid game di Fenice e Colossi con la fabbrica robotica 8 minuti e andare con i 4 simulatori per fare Colossi. Quando finisce la Robotic Bay, andate a fare altri due portali e cominciate il primo Colosso, cominciate a fare Fenici. Boh. Alcuni tips per questa build. Lo Stalker deve negare l'esplorazione dell'SCV o del Reaper, e così per andare, cioè la miglior cosa è andare a pushare il nostro avversario a 8 minuti e 30 con 4 oracoli e chiudere la partita lì, se il nostro avversario non si scouta e non va a fare una build di gas. Da quel punto in poi il nostro avversario non può fare veramente più niente, quei 4 oracoli fanno un delirio.
Mettete il rally point, mi raccomando, degli oracoli in un punto aereo vicino alla base avversaria, ma attenti a non farlo passare sulla base avversaria. Usate il Mothership Core per scoutare, dato che può volare, quindi lo potete far passare negli spazi aerei vicino alla base del vostro avversario. Ok, occhio. Quella cosa che abbiamo detto prima delle Widowmine, se vedete che il vostro avversario o Widowmine andate subito con un oracolo, perché con tre oracoli potrebbe essere troppo tardi. Ok, questo l'abbiamo detto, perché come sapete io mi faccio sempre i miei appunti delirosi, così almeno non mi dimentico mai nulla. E mi raccomando, la produzione di oracoli costante. Tre oracoli riescono ad abbattere 10 marine senza perdere nemmeno un oracolo, senza micrare. Li tirate giù veramente, veramente molto facile. L'aggressività con gli oracoli è fondamentale per far sì che il nostro avversario non si difenda con le torrette o le widow, e soprattutto se va a fare marine. Se si vuole difendere con i marine, lui deve perdere la partita. Se va a fare, invece se gli facciamo buttare giù l'Engineering Bay e poi per fare le torrette, possiamo anche tornare indietro senza perdere nulla, perché ha perso del tempo, ha perso dei minerali, eccetera. E mi raccomando, mentre pushate usate anche il Mothership Core, perché la sua bolla rallenta i marine ed ha veramente un fastidio esagerato, perché non permette alcun tipo di micro. Cominciate a fare la vostra transizione nel mid game prima di cominciare a dar fastidio all'avversario, così poi vi potrete concentrare sulla RAS. Arriviamo alle conclusioni finali praticamente, perché questa build ci permette un fantastico map control. È fantastica contro i marine, perché se non si vuole difendere a marine gli oracoli li sciolgono. Ovviamente a marine senza potenziamenti, perché se già con lo steampack si fanno un male, cane. Il contro di questa build sono di tipo economico, perché rallentiamo di molto la nostra macro rispetto a una normale one gate FE. Quindi se non facciamo danni con i nostri oracoli, il nostro avversario è andato di exp, rischiamo veramente di perdere la partita. E anche se il nostro avversario è andato di exp, è andato di tech, magari 1-1-1 all-in, e noi non riusciamo a fare danni, a quel punto lui ci può tornare ci va in base, ci push, e noi abbiamo veramente veramente poca roba. E le mappe favorevoli per questa build sono quelle grandi, con molto spazio aereo attorno alla base del proprio avversario, in modo che il vostro Mothership Core e gli oracoli possano girare indisturbati. Quindi ringraziamo il nostro schiavetto Nox Nowell per questa build, gli diamo un bel GG, io do un bel GL a tutti voi che mi seguite, grazie per la visione, ci vediamo con il prossimo cast, che è, come ho detto prima, o Protoss o Black Forest Game. E grazie per la visione, ricordate di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, e per oggi è tutto, ci rivediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.